Ora, concludendo del canto degli uccelli, dico che imperò che la Letizia veduta o conosciuta in altri, della quale non si abbia invidia, suole confortare e rallegrare. Però molto lodevolmente la natura provvide che il canto degli uccelli, il quale è dimostrazione di allegrezza e specie di riso, fosse pubblico. Dove che il canto e il riso degli uomini, per rispetto al rimanente del mondo, sono privati. E sapientemente operò che la terra e l'aria fossero sparse di animali che tutto di, mettendo voci di gioia solenni, quasi applaudissero alla vita universale e incitassero gli altri viventi ad allegrezza, facendo continue testimonianze, ancorché false, della felicità delle cose. E che gli uccelli siano e si mostrino lieti più che gli altri animali non è senza ragione grande, perché veramente, come ho accennato a principio, sono di natura meglio accomodati a godere e ad essere felici.